Dipende tutto da come muovi il mouse. È tutto un lavoro di polso. Buon salve. Ok. No, c'era l'obiettivo, non l'avevo visto. Non ho mai provato a fare un pavimento di seghe. Ho creato la trappola perfetta. Perché non l'ho mai creata nel gioco normale? Spawniamo il triplo di ragni in una volta sola. Questa è la cosa più ridicola che io abbia mai visto in vita mia. Vai, 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 vai. E che non posso chiudere sopra, purtroppo. Ciao Giorgio, prima di iniziare l'episodio volevo dirti una semplice cosa. Quante volte ti ho detto che il tuo compito è morire fra atroci sofferenze e invece tu no. No, tu ti sei affezionato ai tuoi arti, tu ti sei affezionato alla vita e ai tuoi cugini cloni. E che stracocchio. Non devi ballare ciccio, dovresti morirci. Hai capito niente. Signori, bentornati su Happy Room 2024 Edition. Allora, mi sono appena ricordato della modalità armeria, che effettivamente è particolare, perché in questo caso noi non piazzeremo la maggior parte delle trappole, ma noi controlleremo la maggior parte delle trappole direttamente. In questo caso potevo solo dare un po' di schiaffi a Giorgio, la nostra amichevole cavia di quartiere. Scusate, non iniziamo bene l'episodio, si vede che ho dormito poco. E abbiamo ancora una volta un sacco di obiettivi. Come potete vedere, noi possiamo in questo caso tirare a Giorgio gli shuriken. Olè! Il primo obiettivo ci richiede di colpire Giorgio con 5 shuriken. Ok, non è un grande problema. Giorgio, stai fermo, pigliateli tutti. Olle. E abbiamo sbloccato lo shotgun. Il secondo obiettivo ci richiede di tirare uno shuriken da 15 metri. Vediamo un po' se riesco a colpire Giorgio da... Giorgio, ti dovresti spostare un cicino più in là? Se notate bene, ogni arma ovviamente ha un costo differente. Se prendo lo shotgun, sparare un colpo mi costerà $100. Se prendo lo shuriken, invece, 60. Quindi facciamo una cosa del genere, Giorgio. Torna gentilmente di sotto. Grazie, ciccio. Allora, lo spostiamo delicatamente con un colpo di fucile da quella parte, Giorgio. Un po' più in... Giorgino, mi devi andare tutto a destra. Ok, intanto ti sparo 3 volte. Così sblocchiamo l'obiettivo secondario. Ecco, cocchio, più a destra. Più a destra, che devo tirarti lo shuriken. Ancora un po' di più. Guarda, abbiamo quasi sbloccato una nuova arma, ovvero l'ascia. Vediamo un po', ora avremo fatto 15 metri. Olè! E altri $100, il che ci ha permesso di sbloccare anche l'ascia. Ciccio, cucati anche gli altri shuriken restanti. Della serie è meglio abbondare. Ottimo. Quindi sì, come potete vedere, è una evidente modifica alle nostre abitudini di tortura. È molto più personale nei confronti della nostra amichevole cavia. Ci dicono di strappare uno degli arti di Giorgio con uno shuriken. Ok, dobbiamo essere tipo precisi. Vediamo un po' se glielo tiro sempre sul... No, Giorgio, mi devi mostrare il braccino, stellino mio, che te lo devo amputare. Porta pazienza. Quanti danni abbiamo fatto? Il braccio davanti ha 400 di vita, quindi se lo col... Scusa, mi è partito male lo shuriken, dicevo. Se lo colpisco abbastanza volte, in teoria ce la dovrei fare entro la fine del budget. Senti, Giorgio, io continuo a colpirti. Prima o poi... No, tirati su. Prima o poi il braccino te lo stacchiamo in un modo o nell'altro, Giorgina. No, smettila di agitarti, ciccio, me la stai complicando un sacco. Oh, zio Billy. Ora lo shuriken, gli shuriken lo sbilanciano tantissimo, aspetta. Olè! Obiettivo completato. Riesco a essere molto più chirurgico e figlio di... Insomma, ci siamo capiti? Potendo controllare direttamente le armi. Tagliagli la testa con un'ascia. Oddio, questa sarà complicata. Quanto mi costa? $400 per agitare l'ascia. Oh, zio Billy. Aspetta. Vado anche te. Oh, wow! Fagli 300 e più di danno in un unico colpo. Oh, non male. Ho sbloccato un obiettivo che non avevo neanche controllato. C'è anche questo qua che mi richiede di fare 750 danni direttamente con l'ascia. Vediamo un po'. E ho paura. A posto. Vediamo di dargli il terzo colpo, anche perché poi non ho abbastanza denaro. A posto. Altro achievement completato. Però quello di tagliargli la testa non è semplice. Ci serve decisamente molto, molto più denaro o una maggiore precisione. Dovremmo anche fargli 1000 di danno. 1000. Ah sì, come potete vedere, ovviamente un po' di trappole le abbiamo a prescindere. Non è un problema, ci serviranno per le sfide successive. Dobbiamo affettarlo a mezz'aria. Dobbiamo fargli 400 di danno con un'ascia in un solo colpo mentre sta svolazzando in giro. Ma qua... Ah, aspetta! Utilizziamo il teletrasportatore, che devo essere sicuro di poter colpire Giorgio con un colpo bello potente. Aspetta, ci provo. Giorgio. Quanto ho fatto? Non abbastanza? Vabbè, ormai devo riavviare la partita. Fintanto che non sono sicuro di avergli fatto abbastanza danni. Ok, agitiamo la mossa. Wow, ok, ha funzionato! Dipende tutto da come muovi il mouse. È tutto un lavoro di polso, non fraintendiamo. Aspetta, provo a fargli quello di 1000 di danno. Vai, ok, un altro colpo ce la facciamo. Scusa, Giorgio, porta pazienza, alzati. Grazie, piccolo stellino. E abbiamo sbloccato i ragni, che ci costano 220, Giorgio. A te i ragni piacciono un sacco. Ho finito il denaro, purtroppo. Sembra che abbia le mutande fuori dei pantaloni, ma vabbè, dettagli. Wow, ok, nuovo record, altri $222. Anche questa in teoria è fattibile. Dobbiamo bloccare la nostra cavia sulle maze. Vediamo di metterne alcune. Questa volta non ci sono i potenziamenti, figlioli. Pertanto non avremo gli euri e via dicendo. E mentre lei è bloccata dobbiamo strappargli un arto.
Allora, o siamo talmente tanto veloci da poter utilizzare... Aspetta, togliimi il teletrasportatore. Dicevo, da poter utilizzare lo shuriken. Altrimenti non so nemmeno io come cocchio fare. Vai, colpisci. Più velocemente, direi molto ma molto più velocemente. Oppure sgnacca un'altra mace anche qua sotto. E continua a colpire il bastardo. Vai, danneggia. Giorgio, sei praticamente inutile. Allora, dobbiamo abbassarlo così si bloccherà anche sull'altra mace. Perché se si attivano tutte nello stesso momento, io sono bello che fregato. Vai, vai, vai. E che stracocchio. E dai, Giorgino, quanti danni ti avevo fatto? Neanche abbastanza. Ah, gli shuriken non bastano. Mi sa che ci serve l'ascia, ragazzi, eh. Ok, ce l'ho fatta. È vero, serviva l'ascia. Dovevamo dargli un bel colpo di tutto rispetto. E come per magia, challenge completata. Dobbiamo anche bloccare Giorgio sul soffitto con una ragnatela. Oh mio Dio, come faccio a spararlo sul soffitto? Oh, una mezza idea. Ho una mezza idea. Se mettiamo un teletrasportatore qui e un teletrasportatore qua, non devo fare altro che schizzare Giorgio per benino. Magari mettiamo anche un gravity changer. Perfetto. E per il resto... Oddio, col resto del denaro? Aspetta, fammi prendere i ragni. Vai di ragni. Basta, no? Più bloccato. Olè! È stata anche più semplice del previsto. Dobbiamo fare uno spider party. Ci devono essere 6 ragni su Giorgio nello stesso momento. Ok, vai. Quanti sono? Ah, ho finito il denaro? Porca la miseria. Ok, non è un problema. Togliamo tutte le trappoline. Così risparmiamo un po' di dindini. Giorgino, cucati tutti i ragni. Tanto tu non sei aracnofobico, vero Giorgio? Beh, di sicuro lo sei diventato. Questo è poco, ma sicuro. Ah, guardali come si sbranano la faccia di Giorgio. Tanto è una... Che poi perché Giorgio? Oggi sono partito con Giorgio e di solito lo chiamo la cavia, il malcapitato e via dicendo. Oggi è diventato Giorgio. Mi spiace per tutti Giorgio là fuori, ok? Fai 1000 di danno con i pesci. Neanche ci siamo arrivati ai pesci. E zio Billy? Ok, dobbiamo sparare 2 volte Giorgio sul soffitto in modo tale che usi completamente le mace. Ma non è che sia semplicissimo. Ah, usiamo il gravity changer. Ma certo. Allora, mettiamo un po' di mace tipo dovunque. No, aspetta, così si impianterà fin dall'inizio. Forse potrebbe essere un vantaggio. E pertanto, se mettiamo un po' di gravity changer che lo spingeranno verso il soffitto, letteralmente io... No, non spingetemelo di lato. Non spingetemelo di lato. Ok, torna sopra Giorgino. No, più in là. Giorgio, più in là. Porco la miseria dei Giorgio che si sono spostati male. Ok, no, adesso sei troppo in qua. Giorgio, troppo in qua. Troppo in qua. Torna di là. Giorgio, sei inutile come lo schifo. Posso schiaffeggiarlo? Vediamo di spostarlo verso destra. Giorgio, vai verso destra. Giorgio, verso destra. Bravo Giorgio. Cattivo Giorgio, più verso sinistra. Ok, ma che casino la mia visita. Ok, ci siamo. Ottimo. E uno è stato usato completamente. Aspetta, ce la facciamo. Dai, ti potevi riattivare. Giorgio, più là. Olè. Ok, chi l'avrebbe mai detto che una sfida del genere sarebbe stata così tanto complicata? Fai 1000 di danno con le bombe. Anche le bombe, scusi, dove boia sono le bombe? Perché io non le ho viste. O le dobbiamo ancora sbloccare. Scusi, adesso ripulisco tutto. Probabilmente avremo bisogno del lanciagranate. Ok, come ci assicuriamo di fare un sacco di danni al nostro amichevole Giorgio di quartiere? Io direi di continuare a percuoterlo con un'ascia. Aspetta, no, dall'altra parte. Perfetto, l'agiti a sufficienza. E sbadunchete, 821. Ma hai detto 821? Perché poi c'era 400 e qualcosa? È una truffa veramente wow! Gli ho veramente tagliato la testa e non ci stavo neanche provando. Anzi, me ne ero completamente dimenticato della suddetta challenge. Aspetta che ci riprovo. Giorgino. Ok, ho sbloccato il lanciagranate. Ho ancora un colpo. Vediamo se posso sbloccare qualcosa. Aspetta, ancora uno. No, ho finito il denaro. Però 2100 è un nuovo record che ci permette di avere 324 dollari in più. Buon salve. E questo? Ok, non so cosa sia, me ne ero completamente dimenticato. Forse una cassa che contiene del denaro, se siamo fortunati. Peccato non aver sbloccato il pesce, altrimenti si poteva fare fish food. Ad ogni modo, dobbiamo fare 1000 di danno con le bombe e dobbiamo teletrasportare 10 bombe. Ok, questa sarà un attimino più complicata, non so quanto ci costi effettivamente. Aspetta un attimo. Le dobbiamo teletrasportare, basta che le lasciamo sotto. Vediamo un po' se questo vola attraverso. La risposta è assolutamente sì. Oh, ciao Giorgio, che fai di bello? Allora, vediamo di prendere il lanciagranate che mi costa 150. Aspetta un attimo, se io lo sparo così. Ah, lui va verso Giorgio? Ok, quindi se Giorgio è attraverso il portale, è praticamente fatta. Oh, ha funzionato, aspetta un secondo. Ha preso di mira anche quello? Ok, continua. No, Giorgio, levati dalle balle. Probabilmente prende di mira l'oggetto più vicino che ha. Ok, ormai facciamo quello di 1000 di danno.
No, Giorgio, stammi vicino, Ciccio, che sono il 1000 di danno. Non te li faccio, porca di quelli, per porca. Ok, ora facciamo ripartire Giorgino. Mettiamo doppio teletrasportatore. E io sparo la bomba solo quando Giorgio è passato attraverso. Aspetta, i limiti del possibile, vai. Ok, no, ci stiamo un pochettino incasinando. Beh, la stessa bomba è passata due volte. E Giorgio, ovviamente, adesso è qua. Giorgio, me la stai complicando decisamente troppo. Allora, senti, mettiamoli vicini, che se siamo fortunati ci finisce o dentro uno o dentro l'altro. Aspetta, se le faccio rimbalzare a cocchio, così prima o poi dentro i portali ci vanno. Sì, però ci vuole tanto culo, Lonino. Ci vuole veramente un sacco di culo che finiscano dentro ogni volta. Vai, perfetto, perfetto. Dimmi che vanno due volte dentro lo stesso portale. E dai. No, non ci vanno, peccato. Speravo di fregare il sistema. Ok, a sto punto cerchiamo di sbloccare anche i pesci lanciando a Giorgino tutte le bombe del circondario. Vai Giorgio, ci siamo quasi, 1500. Abbiamo ancora un po' di denaro? Sì, ci siamo quasi. E olè, 2000 di danno. Però sta cocchio di scatola resiste ancora. Incredibile, ma vero? Ma non mi ha sbloccato i pesci, mi ha sbloccato solo la challenge di 2000. E che stracocchio. Disattiva la gravità cliccando. Cioè... vabbè, in effetti c'è zero gravity. Aspetta un secondo, quindi lo posso mettere lì e cliccarci sopra. No, così volevo... ah, ok! Ci puoi cliccare col tasto destro e lo attivi. Oh, quindi non c'è bisogno che ci passi sempre lui. Questa è veramente un'ottima informazione, in effetti. Scusate, datemi mezzo secondo che provo a distruggere sto coso a sto punto. È diventata una questione di principio, ma non gli facciamo abbastanza danni? Forse vuole un'arma specifica? Ok, proviamo a prendere un ragno, vediamo un po'. Beh, i ragni gli stanno facendo danni, non so quanti. Senti, manda anche il resto dei ragni. Vediamo se in qualche modo la apriamo. Sì, è esplosa e ci ha dato 100 dollari extra. E poi i ragni, giustamente, si sono pappati l'intimo di Giorgio. Le donne nell'intimo c'hanno cili, Giorgio c'ha le tarantole, in effetti. Reverse gravity by clicking. Non è quello che abbiamo fatto, aspetta. Ah, intende il reverse gravity. Quindi mi sta dicendo che possiamo fare la stessa cosa cliccando col tasto destro. Ah, quindi non ci deve passare lui neanche in quel caso. Perfetto, grazie gioco e soprattutto grazie dei 100 dollari extra. Ecco, questa è impossibile. Dobbiamo colpire le bombe con un'ascia e fare in modo che finiscano su Giorgio. Come, quando, dove, perché, in quale universo parallelo? Allora, ho una mezza idea, non funzionerà. Prima di tutto spediamo Giorgio dall'altra parte della mappa. Bravo Giorgio. Ora, se io utilizzo le bombe, vediamo un po'. Ah, lo pigliano comunque. Speravo di essere a sufficiente distanza. Ah, le bombe non si fanno problemi. E invece lo colpiscono senza benché minimo rispetto. Allora, vediamo di sbloccare i pesci, che magari otteniamo un po' di denaro extra, che ci semplificherà un sacco la vita. Che faccio? Vado ancora di ascia? Però comincia a diventare complicata. Se andiamo di lancio a granate, almeno. Basta che sto vicino a Giorgio e vi sarò tutti felici e contenti. Giorgio, non me la complicare. Stai fermo in un angolino. Ci siamo quasi. E olè, abbiamo sbloccato il pesce. E possiamo decidere il livello dell'acqua. Questa mi è nuova effettivamente. Giorgino, a posto? Hai finito di ballare? Dov'è che si cambiava il livello dell'acqua? Mi pare col tasto destro, tipo qui. Ah, è vero, il livello dell'acqua. Possiamo anche far affogare Giorgio senza il benché minimo rispetto. E ora abbiamo i piragna. Ah, bello. Allora, prima di tutto spawniamo l'amichevole Giorgio di quartiere, anzi di laboratorio in questo caso. Riempiamo la zona di acqua. Ma in teoria ora Giorgio va verso la superficie. Ok, molto più realistico del previsto. Ad ogni modo, i piragna quanto ci costano? 180 dollari. Ok, mettiamoli vicini a Giorgio, così se lo possono ciancicare un attimino. Dobbiamo fare 1000 di danno con i pesci. Vediamo un po'. Non è un problema. Wow! Wow! Aspetta un secondo. Vai che sblocchiamo una nuova trappola. E invece no. Dobbiamo anche strappare due arti di Giorgio, fin tanto che i pesci lo stanno ciancicando. Questa è più complicata del previsto. Cos'è sta roba? Credo che sia un palloncino, per dovere di cronaca. 20 secondi a gravità zero. Beh, lo possiamo fare, ci basta mettere letteralmente gli zero gravity dovunque. Devo solo evitare che li attivi Giorgio. E semplicemente... oh, wow, quanti ne ho messi, perfetto. Cioè, semplicemente ogni tanto vado lì e ne clicco uno io. A posto, poi mi sposto e vado qui. Ah, 20 secondi continui. Oh, ok, aspettate che velocizziamo il tutto. E semplicemente io mi metto a cliccarli su tutti e pian pianino, in letteralmente 10 secondi vostri, dovremmo completare la challenge. E altri 100 dollari. Ok, queste challenge sono bastarde. Devo far percorrere al pesce 75 metri fuori dall'acqua. E come cocchio funziona? Vabbè, ma io posso spawnare i pesci fuori dall'acqua prima di tutto? Vabbè, li ho già abilitati. Ah, allora è una cavolata. Semplicemente metto un teletrasportatore qui, un teletrasportatore qua. Attiva il tutto. No, volevo spawnare il pesce, scusi, ho sbagliato tasto.
E come per magia, challenge completata. Ok, questa è semplice, questa era semplice, eh. Dobbiamo poi appiccicare il nostro Giorgio al pavimento con una ragnatela mentre in acqua. E come faccio? No, è una domanda legittima effettivamente. Come cocchio facciamo? Perché questa non mi viene proprio in mente. Aspetta un secondo, non ha detto quanta acqua ci deve essere, quindi basta anche pochissima acqua. E teoricamente questa conta come acqua. Ora lo riempiamo di ragni, vai. E lo facciamo appiccicare al pavimento. Ok, come dico sempre io, è inutile andarsela a complicare più di tanto. Scusate che intanto lasciamo che i ragnetti si divertano con Giorgio. Poverini, si sentivano soli anche loro. Oh wow, oh wow. Fai 2000 di danno mentre Giorgio è in acqua. Non me ne ero accorto, e abbiamo sbloccato il palloncino e anche la ventola. Oh, è andata meglio del previsto. Non c'era ancora teletrasportatore, non so da quando. Vedete, poi ogni tanto completo le challenge così a random. Allora, il ventilatore quanto ci costa? 5 dollari per utile. Oh, wow! Il ventilatore sposta veramente un sacco. Aspetta, Giorgio, volevo farti volare, ciccio. Vai verso l'alto. Ha funzionato per davvero, Giorgio, vola. Vola, piccolo Giorgio. Whee! Guarda come si diverte lui. Allora, ad ogni modo, dobbiamo ancora teletrasportare quelle famose 10 bombe. Sono un pirla! Come ho fatto a non pensarci prima? Allora, non vi garantisco che funzioni. Se noi mettiamo una serie di seghe qua di lato, forse riusciamo a evitare che le bombe colpiscano Giorgio, ma magari entreranno direttamente nel portale. Allora, vediamo un po'. Crea una sorta di barriera. Perfetto, prendimi il lanciagranate, vado anche te. Sì! Ok, aspetta, no, vai verso il basso. Vai verso il basso. Più verso il basso. Allora, no, ok, questo ha funzionato. Perfetto, devo aspettare che cadano anche le altre. Oddio Billy, però me l'ha complicato un sacco. Allora, io le spawno tutte. Prima o poi cadranno nel portale. Olè! Cioè, dimmi te cosa uno si deve inventare. Fai scoppiare 7 palloncini in una volta sola. Ok. Allora, cancella tutto. Vediamo un po' come funzionano i palloncini, perché nemmeno io me lo ricordo. Cioè, li dobbiamo appiccicare a Giorgio. Oh, più palloncini, more palloncini. Giorgio spicca il volo. Ah, dobbiamo anche fargli percorrere 30 metri con i palloncini. Aspetta, questo è fattibile perché ci basta mettere un portale qui e un portale QUA. Ok, rallenta tutto perché gli devo appiccicare i palloncini addosso. Aspetta, ce l'ho fatta? No, non ce l'ho fatta minimamente. Ok, ma si stacca il cavo così facendo. Ah, che due maroni, sembrava troppo bello per essere vero. Aspetta, che pirla. Ok, idea numero 2, sempre per la stessa challenge. Spostiamo di lato il teletrasportatore, perfetto. Così abbiamo tutto il tempo per appiccicare i palloncini. Non cadermi dentro. Dicevo, appiccicare i palloncini a Giorgio. Ecco qua. E poi con la ventola lo spostiamo un cicino di lato. Così mi finire il teletrasportatore. Vai. Oh, ok, a parte che potevo utilizzare la ventola senza andarmela a complicare. Come al solito me la sono andata a complicare io, ma vabbè, dettagli. Ok, grazie Giorgio, grazie del contributo, ciccio. Allora, ritorna giù con noi. Se devo far esplodere 7 palloncini, devo assicurarmi prima di tutto che lui sia ricoperto di palloncini come non ci fosse un domani. Ecco qua. Della serie up, spostati popo una cifra. In teoria credo che basta un colpo del lanciagranate, sbadumete. 7 palloncini esplosi nello stesso momento. Olè, bravo Giorgio che ci hai raggiunto di nuovo al piano terra. Teletrasporta 8 palloncini 10 volte. Aspetta, teletrasportali da soli? Ma io posso spawnare i palloncini per conto proprio? No, in effetti no. Credo di sapere come fare. Allora, mettimi semplicemente un teletrasportatore che Giorgio per adesso non deve raggiungere. Allora, su di lui mettiamo i palloncini. Vediamo se c'è un modo per far esplodere i cavetti. Aspetta, se lancio lo shuriken dite che il cavetto si trancia? Sembrava una buona idea in effetti. Cavetto, tranciati piccolo adorabile cavetto. E questo cocchio, o gli tagliamo la testa, perché altrimenti non so nemmeno io come cocchio fare. Oh, ok. No, c'era l'obiettivo, non l'avevo visto. C'era l'obiettivo. Tagliagli la testa e che falla volare via con i palloncini. No, vi giuro, ve lo giuro su quello che volete, non l'avevo letto ma proprio per niente. No. Ok, proviamo a ricompletare a questo punto la challenge dei palloncini. Forse ho letto male io. Forse dobbiamo solo fare in modo che vadano attraverso il teletrasportatore e non devono necessariamente... Aspetta, erano 8, quindi 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, devo semplicemente assicurarmi che volino dentro. Vai, ok. Ottimo, velocizziamo il tutto. Fra un decennio siamo ancora qui. E questa challenge praticamente si autocompleta da sola, garantendomi un ulteriore centone. E pian pianino stiamo anche facendo uno schifo di danno al povero Giorgio. Ormai sei Giorgio, per questo episodio ti chiameremo Giorgio. Se ti va bene, bene, ciccio. E se no, troviamo un altro Giorgio, uno dei tuoi cloni.
Allora, dobbiamo invertire la gravità mentre lui si trova su quattro palloncini. Allora, aspettate che devo... Come faccio a girarla? Perché me li fa mettere, ma non li posso girare. Sono confuso. Ah, ok, posso fare così. Ok, non è un problema. Gira e... Anzi, no, aspetta. Ogni volta metti una direzione differente. Vediamo un po' se funziona. Ok. Ora abbiamo detto quattro palloncini. Uno, due, tre, quattro. Abbondiamo. Perfetto. Attiva questo. Ah, ok. Avevo letto male, pensavo di doverla cambiare quattro volte. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ti dimostra che quei palloncini lo puoi anche incasinare cambiandogli all'improvviso la gravità quando meno se l'aspetta. Più gravità verso il basso, non so se è cumulativa la gravità da sto punto di vista, ma vabbè, dettagli. Ah, posto, ok. Ora dovremmo avere abbastanza dindini per completare la sfida, quella dei pesci. Fammi salire il livello dell'acqua, perfetto, recuperami i pesci. Ora, piccoli stellini, andate a staccare le parti del corpo di Giorgio. Più rapidamente, veloci, veloci, ciancicate quello che vi pare, piace, non mi interessa cosa, anche il pipino. Ok, staccato una prima parte e staccata anche la seconda. Sfida 15 completata con... Oh, wow! Dai che sblocchiamo anche i mostri? Forza! Non mi deludete proprio adesso, aspetta che ce n'è un altro. No! Questi sono morti! Ma poverini! Ah, si sono ancora appiccicati al braccio di Giorgio. Stiamo ancora facendo un po' di danni con l'ultimo, ma al massimo superiamo il record. Ma neanche di tanto, 21 dollari. Dobbiamo tagliare un arto di Giorgio con una sega. Il problema è che le seghe non sono mobili. Se le mettiamo qua sul pavimento, dite che in teoria lui viene spinto sempre più verso il lato. Non ho mai provato a fare un pavimento di seghe. Ragazzi, smettetela che vi vedo nei commenti così. E tutte cose. Ok, fatemi fare una prova veloce veloce. Ok, teoricamente sì, lui viene spostato di lato. Allora, velocizziamo il tutto, vediamo se è più che sufficiente per tagliargli tipo una gambina, qualcosa del genere. No, ma probabilmente per poco. Quanto gli mancava? 112. Allora, diamo una mano a Madre Natura, che è un modo gentile per dire riempiamo Giorgio di ragni e shuriken, quello che ti pare e piace, non ci sono problemi. Perfetto, vai Giorgio, vai Giorgio. Ok, devo solo sperare che non siano i ragni a tagliargli le pa... Me l'avete fatto cadere di lato, per davvero? Ma siete degli imbecilli? Ok, forse funziona, non dico di no. Ma ora ho molte meno speranze che possa funzionare. Però l'idea di base è buona. Allora, facciamo una cosa del genere. Assicuriamoci che qualunque cosa succeda, lui finisca sempre dentro ste cocche di trappole, o siamo belli che fregati. Porca miseria, ho capito il mio errore. I ragni lo fanno appiccicare, ma gli shuriken invece no. Vai, 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 danneggialo, danneggialo, danneggialo. Per me che con gli shuriken lo colpisco dal lato opposto. Ok, speriamo che la sega faccia il resto del lavoro. Eh sì. Quando mai nella vita? E dai. No, niente da fare. Ok, non volevo ricorrere ai biechi trucchi del passato, ma a questo punto si va di teletrasportatore, così a prescindere lui ricadrà qua sotto. Speriamo che non si blocchi qua in angolo. Aspetta, perché le vie della sfiga teloniana, come detto, sono infinite. Danneggiamolo anche coi ragni, va bene, non ci sono problemi. Ok, ciancicategli la faccia intanto. No, Giorgio, non ti bloccare in un angolino. Dai. Ok, velocizziamo il tutto. Mi dire che si blocca prima di entrare nel portale perché lo picchio male. Ok, continua ad andare avanti e indietro. Vai, piccolo stellino. Sì. Più lentamente. Mi stai schivando tre quarti delle trappole. Non dovrebbe mancare tanto. Avanti. No, no, non l'altro lato. Cadi sempre dallo stesso lato, ciccio. Olè. Oh, ho dovuto fare un tappeto di seghe praticamente. Aspetta un secondo. Questa trappola è così perfetta che mi sblocca il per 3. Cos'è il per 3? Oh, ok, 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 ok. Abbiamo sbloccato tanta roba. Anche il buco nero. Ma che roba? Ho creato la trappola perfetta. Perché non l'ho mai creata nel gioco normale? Ma mi prendete in giro? Ok, ok, va bene così. Va bene così, abbiamo comunque abbastanza denaro da spendere. Oh, ne è arrivata un'altra nel frattempo. Dopo sblocchiamo quel centone. Allora, ritornando a noi, abbiamo i mostri e il buco nero. Ah, per tre, quindi in questo caso spawniamo il triplo di ragni in una volta sola. Ci costeranno sempre la stessa identica cifra. No, non volevo che i ragni andassero sul... Ah, ok, come l'ho detto, abbiamo fatto esplodere il coso. Dicevo, ci risparmiamo un po' di fatica e riusciamo a fare più danni nello stesso momento. Fai 500 di danni con i mostri. Non mi devi chiedere nulla. Andiamo di moltiplicatore per 3. Forza ragazzi, ciancicatevi Giorgio. Ale, e in men che non si dica, challenge completata con successo. Dobbiamo utilizzare 5 mostri mentre sono bloccati sui palloncini. Usarli in che senso? Questa è un pochettino confusionaria. Allora, rallentiamo il tutto prima di tutto, scusate il gioco di parole. Spawnami... Ah, pensavo ci fosse ancora il P3 attivo, ma vabbè, dettagli. Ok, spawnami i mostri e io ci appiccico i palloncini. È un po' difficile appiccicarci i palloncini. Aspetta, aspetta, ok. E poi devono comunque colpire Giorgio. Come speri che funzioni sta roba? Ok, in teoria potrebbero funzionare. Però ci vuole un immane gigantesco buccio di chiurlo. Questa è la cosa più ridicola che io abbia mai visto in vita mia. Ma in questo gioco ormai non mi stupisco di nulla.
No, i palloncini si staccano dopo un po'. Ma che truffa assurda. Com'è accaduto? Aspetta, gli hanno anche buttato addosso dello schifo della bava. No, non sta funzionando minimamente. Ah, ecco, mentre spegnevo. Porca la miseria, adesso ha funzionato. Vabbè, non importa, va bene così. Esperimenti a mezz'aria, devo fargli 1500 di danno mentre sta svolazzando. E come cocchio ti aspetti? Allora, dobbiamo assicurarci che non venga sollevato più di tanto. Deve essere sollevato il giusto e dobbiamo evitare di rompere i palloncini. Ok. Ma vedi che dopo un po' mi va su comunque. Ah, sapete cosa possiamo fare? C'ho una mezza idea. Prima di tutto, gravità ridotta. Teniamo pronto, anzi, il gravity changer per andare sia verso l'alto che verso il basso. E casomai anche alcuni zero gravity, che mi pare la cosa migliore da fare. Questo me lo giri quindi verso il basso. Può funzionare come può non funzionare, eh? Allora, vediamo di spawnare come prima i quattro palloncini. Glieli metterei tutti sulla testa. Allora, datemi mezzo secondo, rallentiamo, così è più facile mettergli nei quattro sulla testa. Così posso attaccare tranquillamente. Passano tre? Dicevo, ok, quattro, perfetto. Dicevo, posso attaccare tranquillamente il resto dei suoi arti. Vai, ok. Sì, ma a 50 a volta io qua divento vecchio. Qua ci serve l'ascia. Il problema è che l'ascia rischiamo che lo faccia volare da qualche altra parte. Aspetta. No! No! Dannazione! Ok, avete capito qual è il problema? È che, a parte che l'ascia ha il rallentatore e un incubo da utilizzare. Aspetta. Girala! No! Ho tranciato. Ce l'ho fatta. No, l'ascia è un incubo con quella velocità. Provo a 0,5, ma non garantisco per i risultati. Ok, molto più utilizzabile. Aspetta. Dai, è difficile mantenere. Tua nonna, il ritmo. Anzi, è pressoché impossibile mantenere il ritmo, dannazione. Senti, andiamo di piranha. Non so perché me la sto andando a complicare troppo. Gli mettiamo praticamente delle trappole che facciano il lavoro in automatico senza rompermi troppo le balle. Beh, potevo anche mettere i ragni, perché poveri piranha sono fuori dall'acqua. Aspetta. I piranha lo appesantiscono, non ci avevo pensato. Zio Billy. Ok, challenge completata, ma ammetto mi ha fatto scervellare più del necessario. Fai 1000 di danno con i mostri in 3 secondi. Vabbè, qui vuoi che utilizzo il per 3. È abbastanza ovvio. No, facciamo una cosa del genere. E rallentiamo il tempo, così posso cliccare alla velocità della luce. E se siamo fortunati riusciamo... No, i mostri, razza di imbecille, scusate. Scusate, mi riavviate? Grazie, molto gentile. Per 3! Ne abbiamo già parlato. Ora, vai di mostri. Vai. Mostri? Non si appiccicano. A volte volano in direzione casuale. Ok, vediamo un po' se io rivelocizzo il tutto, ma... No, lo ritengo altamente improbabile. Che fregatura di proporzioni bibliche. Forse il per 3 mi rema contro? Ok, questa volta lasciamo a 0,25 e gli spawn appiccicati addosso. E quanti cocchi di mostri potrebbero... svolano comunque via. Ma porca di quelli per porca. Ma non si può andare avanti in questo modo? Ok, ho un'altra idea, devo vedere se funziona. Dobbiamo creare una sorta di gabbia. Allora, non mettiamo il teletrasportatore. Ci assicuriamo che il deficiente finisca in questa specie di gabbia. E la riempiamo di mostri. Ok, vai ciccio. Mi è costata un sacco. Vediamo un po' se anche con il per 3 attivo e il tempo rallentato. Vai. Non posso andare da nessuna parte stavolta. Penso possano saltare fuori dalla gabbia. Ok. Mi piace quello che vedo. Gli si stanno appiccicando addosso. Dai ragazzi. Oddio, hanno trovato un buchino, un pixel d'uscita. Vai. Non ne posso spawnare altri. Quindi o ha funzionato o non ha funzionato. No. La barretta era alta. Ma molto probabilmente devo abbassare sto cocchio di sega. Ok, le ho abbassate tutte. Più di così non lo so nemmeno io. Ok, rallenta tutto. Vai. E che non posso chiudere sopra purtroppo. Ok, sembra funzionare meglio stavolta. Vai. Avanti. Oh! Era così tanto complicata? Wow! È stata letteralmente una... Ti sei anche rialzato per farti sgrattugiare dalle trappole. Ma che gentile che non sei Giorgino. A posto, non faremo record, ma di sicuro... Oh, è stata una trappola complessa e complicata. A posto! Ottieni 3 armi in una volta sola usando il moltiplicatore. Ma non è quello che ho appena fatto, scusa. Ah, forse intende un triplo fucile. Ok, era per farti capire come funziona il moltiplicatore. Wow. Ok, riesci veramente a crivellarlo come non ci fosse un domani? Non credo che facciamo record, perché purtroppo il denaro finisce prima. Però ci siamo andati vicini e decisamente Giorgio non se la passava troppo bene. Dobbiamo farlo risucchiare da un buco nero. Ah, abbiamo sbloccato il buco nero, in effetti me ne ero completamente dimenticato. Cioè io clicco in un punto. Wow.
Ok, e lui spawna un buco nero? A posto? Tutto qui, la challenge? Molto semplice, ok. Questa è molto molto pratica. E poi la vanno a complicare. Colpisci Giorgio con delle bombe che sono state catturate da un buco nero. E poi, ovviamente, devono andargli addosso. 5 volte. Come? Come, come, come? Perché prima di tutto devo spawnare un buco nero. Perfetto. E poi devo... Ah, sì, devo assicurarmi che Giorgio non sia in parte al buco nero. Ah, che due balle. Allora, teletrasportiamo Giorgio da un'altra location. Grazie, Giorgio, le ho tirate le balle. E ora metto quindi un buco nero tipo qui e qua. Ah, ne posso mettere solo uno? E ora faccio così? Ah, ok. E devi avere botta di culo che dopo una di quelle lo colpisca. Oh! Senza aver rimbalzato in giro? Dai. Ok, la mia altra idea è di spawnare il buco nero abbastanza vicino a Giorgio. Tipo qua. Poi gli spariamo la bomba in modo tale che... No, non è quello che pensavo sarebbe accaduto. Ok. Dove è andata? Cioè... Ah, eccola qua, è ritornata indietro adesso. No, queste sono veramente bastarde. Oppure gli possiamo strappare un arto mentre si trova su una ruota. Tu sai quanto è complicato tutto ciò, Ciccio? Cioè, ci vuole veramente un gran buccio di insomma, ci siamo capiti? Ah, e devo strapparglielo col fucile. Ok, aspetta un secondo che prendo il moltiplicatore per 3, il fucile per 3 e comincio a sparargli. Prima o poi dovrei cavargli qualche parte del Ok, non era così complicata. E ti sei fatto il giro completo della ruota. Sei contento, Giorgio? Trattieni, sento l'emozione. E ho sbloccato anche i goblin. Grazie, Giorgio. Se non ci fossi stato tu, porca la miseria. Ok, la 40 è fattibile. Dobbiamo appiccicare 20 shuriken al muro. Per fare ciò dobbiamo assicurarci che il Giorgino stia volando attraverso i portali in modo tale che, che gli shuriken lo manchino. Quindi vai 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 vai. Vabbè, ha detto muro? Ah, ok, sembrava troppo bello per essere vero. Pensavo che il pavimento andasse bene. Ma invece no, lui vuole proprio il muro, quello là in fondo. A parte che non si stanno bloccando. Cioè io li vedo che volano. Vedete che li lancio ma non si bloccano. Perché non si bloccano? C'è qualquadra che non cosa. Forse devo andare di triplo shuriken e succede... No, non è cambiato nulla, vedete, non si stanno bloccando, quindi... Ok, provo a fare quello delle bombe più lascia, ma vabbè, dettagli, allora spawnami un po' di bombe. Sperando che non mi becchino il Giorgino... Ecco, mi hanno beccato il Giorgino in pieno. Perché speravo di far sto lavoro qua. Vai, 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 vai. Oh, uno l'ha colpito! Ma non deve essere di rimbalzo. Non deve essere di rimbalzo, sì, vabbè. Devo essere stra super fortunato. Tipo così. Devi essere stra super mega fortunato. Il problema è che ora rallentiamo il tempo. Tipo, boing, boing, e c'è uno. Io devo anche prendere l'ascia in tempo. Aspetta. Ok, gli ho cambiato la traiettoria. Il che potrebbe volgere a mio favore. Aspetta, aspetta, aspetta. Dove è andata? Ed è spawnata. Ma da, ma è una truffa assurda. Ah, è ritornata adesso. Dove era finita? Aspettate, guardate che ci riprovo. E non è semplice. E che stracocchio. Vedete, però adesso l'ha preso di rimbalzo e non va bene per lui. Perché io le odio queste challenge del manga. Ok, senti, ma tutte lo stanno pigliando, non è che a farlo apposta. Ma veramente, aspetta, aspetta. Riagita l'ascia, devo solo evitare di colpire lui. Altrimenti mi costerà i famosi $400 di utilizzo. No, ragazzi, è un incubo. Aspetta, rivelocizza il tutto perché già a velocità un per è praticamente un po'. No, vedi, ho pigliato Giorgio, che stracocchio. Queste sono le tipiche challenge che adesso mi sto ricordando, mi facciano venire un'ansia veramente assurda. Ok, Giorgio, facciamo una bella cosa. Tu vai nel buchino, bravo Ciccio. Ok, comincia a svolazzarci attraverso. Ecco qua, io spawno un po' di simpatia. No, dovevi rimanermi nel buco, L'idea era che mettendo il buchino in angolo, sì, insomma, sarebbe stato più facile. Caccia la miseria, stammi lontano. Fartici finire un'altra volta. Come riesco io a non pigliare le bombe? È qualcosa di assurdo. Nel bel che non c'è neanche modo di citare sta sfida. Non c'è neanche a parlare. Grazie Giorgio che sei ritornato nel buco. In modo avere un culo io che... Non ce la farò mai. Ecco, ho preso Giorgio di nuovo. Giorgio, ti odio. Vai via. Ti tagliuzzo tutto. Mi sono rotto le balle. Ecco che è tornato fuori. Ecco che è tornato fuori il testa di minchia appena volta che l'avevo colpito. Giorgio, stai fermo. Sei in punti DM? No, l'ho preso di rimbalzo, non ci credo mai. E niente, alla fine ho finito il denaro. Guarda, ce n'è giusto una lì, ma no, non ci provo nemmeno. Non ci provo nemmeno, Jet, sono troppo traumatizzato. Quante sfide abbiamo completato? Perché non erano tantissime, se ben ricordo. 36 su 76, praticamente quasi la metà.
e già sto tirando porchi, perché poi le descrizioni fanno schifo. Ok, direi che per questo episodio, figlioli, ci possiamo fermare qua. E io che avevo iniziato questa modalità pensando, vabbè, ma sarà una cagata, i primi livelli vanno via dritti e spediti, facili facili. No, ogni giorno mi fa anche male il braccio, non in senso buono, ma insomma ci siamo capiti. Altro che il pavimento pieno di seghe, ma insomma, vai. Gente, dovevo anche farvi vedere il resto delle sfide che ho fatto nella prima modalità. Ma lo mettiamo tutto nel prossimo episodio a sto punto e vi sarò tutti felici e contenti. Dicevo, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi fa... Non posso dirla. Vabbè, è una battuta con un pavimento pieno di certi oggetti, insomma ci siamo capiti. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!